siamo della Team Press Arci Ragazzi di Roma, ci troviamo nel Parco Anna Bracci di Prima Valle del 19° Municipio. Qui con noi oggi c'è il Presidente del Municipio, Alfredo Miglioni. Buongiorno. Ecco, buongiorno a voi. Vuole raccontarci, allora spiegare anche a chi ci ascolta la storia del nome Parco Anna Bracci? Il Parco Anna Bracci prende il nome appunto da una bambina che negli anni 50 risultò seviziata e trovata in un pozzo alla profondità di 10 metri. Anna Bracci abitava in quest'area. Noi oggi siamo qui al parco, c'è questa giornata di animazione assolutamente gratuita. Quanto è importante per lei, Presidente, che le istituzioni in qualche modo si attivino e promuovano il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza? Lo considero importante, c'erano dei fondi provinciali che consentivano di mettere a disposizione dei cittadini di un quartiere del nostro municipio degli spazi ormai in disuso sotto una scuola pubblica. Quali sono state concretamente le difficoltà e le criticità che lei ha riscontrato nella realizzazione di questo tipo di progetti? Rimaniamo nel campo del verde. Certo. Allora, i municipi nel verde hanno pochi fondi, qui pochi vengono succhiati spesso e volentieri da un'unica impresa che si assume la gestione di tutto il verde. Il municipio non riesce a capire anche alla fine quello che ci ha fatto. Fra l'altro credo che abbiamo fatto bene qualche anno fa a mettere più soldi sulla voce verde pubblico, e questo lo mettiamo a merito della nostra iniziativa, perché abbiamo puntato sul decoro e sulla riqualificazione degli spazi verdi, e abbiamo fatto benissimo, come ho fatto per quest'area, ad affidare alcune aree verdi per togliere dal degrado alle cooperative sociali. In questo modo si fa due cose. Primo, è vero che c'è un frazionamento degli importi, però il frazionamento in questo caso comporta anche una maggiore capacità di controllo, e poi delle responsabilità oggettive. Ci costa di più tagliare l'erba che cresce, i rami che crescono al parco di Nasseria una volta l'anno nell'avvicinarsi della giornata della memoria, che metterlo in manutenzione, in custodia con una cooperativa per tutto l'anno. Quali sono proprio i risultati concreti, tangibili, che le hanno dato più soddisfazione, più gratificazione nel sostenere questo tipo di progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza? A me piace ancora sognare, piace pensare che la società possa migliorare. La speranza voglio che mi rimanga tutta intera, che il mondo possa migliorare. E in questo senso, Presidente, lei pensa che continuerà a sostenere, a promuovere questo tipo di progetti? Come vede il futuro in tal senso? Quanto è importante una giornata come questa per il suo territorio? Questa città va soprattutto resa vivibile dal punto di vista proprio della geografia, della manutenzione delle strade e dei parchi. Però detto ciò, io non penso affatto che queste giornate siano inutili, cioè nel senso, questa giornata è importante per questo parco perché la gente lo vive meglio, più attività si fanno e più la gente sarà invogliata a frequentare il parco, perché ci sono cose importanti. Non credo affatto che i fondi per la cultura spesi bene siano fondi buttati, cioè capisco bene che fare una festa, dice la festa passa allora perché non ci ha fatto 7 buche, me ne rendo conto, però è pure vero che la gente anche in periferia deve vivere i propri spazi, deve avere opportunità di rivivere la propria memoria, ed è giusto che gli anziani abbiano opportunità di far conoscere alle nuove generazioni quello che è stato il loro territorio. Se vogliamo che i quartieri non siano quartieri dormitorio, questi spazi devono essere moltiplicati. Noi stiamo cercando di farlo rendendo fruibili molte aree verdi, perché l'area verde fruibile è il decoro, abbellisce la città, rende il quartiere migliore. Le aree verdi incolte sono insopportabili. Presidente, mi sembra che lei abbia le idee molto chiare, abbia una grande forza di volontà e un grande entusiasmo. Io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. La ringrazio. Grazie per l'entusiasmo, perché vuol dire ancora non so molto.